Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, bonjour mia family, nuovo giorno, nuovo vlog, anche perché qui, come sapete, continuiamo ad essere. Io mi sono letteralmente svegliata, inizio sempre a filmare in condizioni veramente pietose, ma ormai insomma siete abituati. Altro vlog casereccio oggi, perché come sapete qui siamo in lockdown, negozi chiusi, ristoranti chiusi e coprifuoco che hanno esteso, doveva esserci solo fino al 10 febbraio e io speravo invece no, l'hanno esteso fino al 2 marzo anche quello, quindi fino al 2 marzo compreso siamo appunto ancora in totale lockdown, possiamo uscire di casa come sapete, non dobbiamo avere la mascherina all'esterno, soltanto nei luoghi chiusi, però questo è il fatto, è tutto chiuso, quindi non c'è tantissimo da fare e io ho un sacco di idee per i video che non posso filmare. Quindi dovranno aspettare, ma fa niente, insomma, lo sapete, vi avevo avvisato, farò più vlog in questo periodo perché appunto siamo, non voglio dire come il lockdown che avevo in Italia l'anno scorso, però insomma non si può fare nulla praticamente. Oggi ho un sacco di lavoro da fare al computer, dovrò solo passare un attimo al supermercato però questa sera perché tra poco arriverà la signora delle pulizie che sta qui tutto il giorno, quindi poi quando finisce andremo solo un attimino al supermercato, ma per il resto ho tantissimo lavoro da fare al computer, praticamente una chiamata di lavoro e tantissime email, insomma, solite cose un po' noiosette, però passeremo un'altra giornata assieme che mi fa sempre molto piacere e voglio scusarmi anche con voi perché ieri non c'è stato un nuovo video, ma lo avevo filmato in realtà e non so se rifarlo oppure no. Potrei riprovarci, avevo filmato il video in cui ripercorro con voi alcuni momenti discutibili della mia carriera di YouTuber, che è un video che sta andando tantissimo tra gli YouTuber americani, l'ho visto fare da James Charles e ho pensato di farlo anch'io, però non so perché nel montaggio non mi convinceva tantissimo e se un video non mi convince quando lo monto preferisco non caricarlo. Non è una cosa che mi succede spessissimo, però quando succede e un video non mi convince non voglio caricarlo, voglio caricare solo video che mi piacciono e mi convincono al 100%, quindi perdonatemi se ieri non c'è stato un nuovo video, ma questo è stato il motivo. Però fatemi sapere se volete che lo rifilmi questo video, se come tipologia vi può interessare oppure no. Buongiorno amore mio! Ciao gattino tutto bianco, un po' arancione! Ciao! Che cosa hai combinato tu? Che cosa hai combinato tu? Sei bellissimo amore di mamma! Sei bellissimo amore mio! Che bravo che sei stato! Che bravo che sei stato gatto Denver! Sì amore mio! E come al solito andiamo a salutare la principessa che non si sposta da qua. Buongiorno, gatta Stellina, principessa. Questo è sempre il tuo posticino e stai sempre qua tu. Che pancia soffice che hai, hai la pancia super soffice e super morbida. Ciao patatina mia. Ciao patatina mia. Cosa c'è tu? Vuoi croccantini? Vuoi croccantini? Va bene, guarda che disastro che avete fatto. I croccantini? Anche tu vuoi i croccantini? Ok. Accendiamo una candela profumata. Questa è buonissima, sa veramente di biscotti. Eccolo qui, cookies are love. E c'è questo unicorno cicciottello che si mangia. I biscotti sono fantastici, veramente. Jewel candle ha delle candele, delle confezioni bellissime. E ovviamente tagliamo lo stoppino prima. Voilà, accendiamo e profuma tutta la casa di biscotti. Aiuto, con una mano non ci riesco. Ecco fatto. Questa invece era la candela natalizia di Yankee Candle, che però ha profumato solo inizialmente, poi no, non so come mai. E in più, verso la fine, nonostante io tagliassi lo stoppino ogni volta, faceva una fiamma nera gigantesca. E non lo so, non mi ha convinto tanto questa candela, nonostante io abbia usato questo, come si chiama, il candle topper, quindi non lo so. Beh, adesso mettiamolo sulla jewel candle. Comunque questa è finita, quindi la butto. Mi piacciono un sacco le Yankee Candle, però questa è stata un po' così, non lo so. Fatemi sapere se avete avuto esperienza anche voi con candele che fanno tanto fumo nero e cose che si può fare per evitare che succeda.
Eccomi ragazzi, è passato tantissimo dalle ultime riprese che ho fatto. Oggi ho un po' abbandonato la videocamera, ma sono uscita, ho incontrato una persona e non ho portato la videocamera con me, quindi appunto scusatemi. So che siete sempre molto curiosi quando vi dico che esco con qualcuno, che ero fuori, eccetera, lo so, quindi capisco perfettamente, anzi dico solo che mi dispiace se non condivido una piccola parte della mia vita con voi, ma lo sapete, il 95% della mia vita è pubblico, quindi c'è un piccolo 5% che magari appunto non vi dico, ok? Comunque sono tornata a casa, ho mangiato una pizza, ho mangiato un tiramisù e notare che io esco in tuta, ragazzi, questo ormai anche se devo incontrare qualcuno, cioè in tuta, teddy coat. Ma ragazzi, diciamoci la verità, dopo due lockdown, ma chi se li rimette i jeans? Cioè io li ho messi qualche giorno fa ed ero scomodissima e sto pensando, ma come abbiamo fatto prima del 2020 ad uscire in jeans? Non lo so, c'è qualcuno che ancora li usa? Comunque, mia family, questo è... Sì, ormai è già sera, quindi mi sembra veramente perché le ultime scene le ho filmate poco dopo che mi ero svegliata, praticamente, quindi è passata tutta la giornata, ma appunto ho passato una bella giornata e ho rischiato di ammazzarmi almeno 350 volte camminando perché c'è neve e ghiaccio ovunque, ragazzi, non è stato per niente semplice. Poi volevo anche ringraziarvi tantissimo perché stavo leggendo i vostri commenti, quelli sotto l'ultimo video in cui vi davo i consigli sulle vostre faccende molto private, piccanti, e ho visto che vi è piaciuto molto il video, l'ho visto proprio dai commenti, dalle cose che mi avete scritto. Grazie, perché mi emozionate sempre, non sono, i commenti che mi scrivete non sono mai scontati, non sono mai commenti lasciati tanto per fare numero e li apprezzo tantissimo veramente. In più, quando mi dite che riesco ad aiutare qualcuno di voi, anche se solo strappandovi un sorriso, ma specialmente se riesco dandovi dei consigli ad aiutarvi, per me è un traguardo gigantesco perché noi siamo una community online, quindi non possiamo essere vicini fisicamente, ancora meno in questo periodo ovviamente. Però ho la sensazione che se riesco ad aiutarvi in qualche modo, la distanza sparisca e vi sento più vicini, non lo so, quindi è bella questa cosa. E sto cercando, se posso, appunto, di darvi dei consigli, di essere più presente con voi. Lo sono sempre stata, ma cerco di esserlo ancora di più perché so che ce n'è tanto, tanto, tanto bisogno in questo periodo. Ok, ragazzi, adesso mi strucco. Ultimamente, non appena torno a casa, voglio subito struccarmi, così faccio respirare la pelle quanto più possibile perché ci sono sempre brufoletti in agguato, quindi lego i capelli. Come potete vedere, oggi avevo soltanto, cioè un trucco super naturale, avevo soltanto la base, mascara e rossetto, ma non ho messo ombretti, non ho messo eyeliner, non ho messo matita. Ormai le mie extension, ragazzi, mi arrivano tipo qua. Non vedo l'ora che riaprano i parrucchieri perché qui sono esattamente come nel lockdown che avevamo in Italia. Tutti i parrucchieri, tutte le estetiste, vabbè, dell'estetista non ho bisogno, me la cavo da sola, però tutti i parrucchieri sono chiusi da un bel po' ormai e quindi io non posso né fare i colpi di sole, si vede dalla ricrescita, né andare a riallacciare, cioè a riattaccare l'extension sulla cute. Quindi la mia situation capelli è quello che è in questo momento, però sono sani perché li sto curando molto sia dall'esterno che dall'interno. Comunque, adesso vado a struccarmi, ragazzi. Per struccarmi uso il balsamo struccante di Hello Body, si chiama Coco Melt. Non credo di averlo mai usato con voi in realtà in videocamera né su Instagram, ma è un burro molto delicato che va a struccare sia gli occhi che il viso e lo passo appunto così e vado a sciogliere il trucco in questo modo, ragazzi. Ha un profumo di cocco che è inspiegabile, cioè se amate il cocco, questa linea di Hello Body è fantastica. Massaggio per bene poi anche sugli occhi. Quindi in arrivo l'effetto panda, ragazzi. Sì, decisamente l'effetto panda c'è. Adesso sciacquo tutto quanto e poi laviamo il viso. Ok, trucco completamente rimosso. Adesso vado a pulire la pelle del viso. Uso il Rose Effect, sempre di Hello Body. Questo già lo conoscete. Questo è uno scrub. I miei capelli in questo momento, ragazzi, sono veramente imbarazzanti. Questo è uno scrub molto molto leggero e delicato che io utilizzo anche quotidianamente perché non è assolutamente
niente aggressivo per il viso. Lo massaggio per bene, mi raccomando, è sempre importantissimo struccarci e poi lavare di nuovo il viso perché ci sono sempre residui di trucco, ragazzi, che vanno eliminati perché se andiamo a dormire anche con una minima, minima traccia di trucco, fidatevi che la pelle invecchia prima, vi fa uscire imperfezioni, eccetera, eccetera. Quindi è super, super, super importante lavare il viso alla perfezione. Adesso applico la mia Rose Refine, questa è una maschera purificante per il viso, che è quella con tutti quei glitterini, è bellissima da vedere, ma soprattutto è super, super potente su punti neri, brufoletti vari, quindi vado ad applicarla su tutto il viso. Volevo applicarla solo sulle zone più critiche, ma noto che ho parecchi brufoletti anche sulla guancia sinistra più in realtà, ma appunto andiamo a purificare per bene la pelle. Ok, ragazzi, adesso lascio la mia maschera in posa per una decina di minuti fino a quando si asciuga completamente. Vi lascerò in sovraimpressione il mio codice sconto se volete provare qualcosina di Hello Body perché avete il 50% di sconto, quindi pagate tutto la metà. E in più c'è in regalo, se utilizzate il mio codice, anche la maschera che ho appena utilizzato, la Rose Refine. Il link lo trovate nel box informazioni. Ci tengo sempre specifico che non ci guadagno assolutamente nulla sui codici sconto, che è importante, non è scontato. Sto guardando un video di Yonna Yinton, non so pronunciarlo bene, ma magari vi faccio vedere. Eccolo qui, questo è il suo username. E lei, appunto, già vi avevo parlato di Yonna, lei vive nel nord della Svezia. E guardare i suoi video con questi paesaggi meravigliosi, ragazzi, mi fa sognare tantissimo. Devono essere degli inverni veramente, veramente duri con le temperature che hanno lì, però guardate che meraviglia. Questi paesaggi sono veramente stupendi e non c'è niente di più bello in inverno di un paesaggio così innevato, secondo me. Adoro, adoro vedere i suoi video e lei è bravissima. Nel frattempo sto facendo anche un po' di shopping pazzerello Nicole Style, vi avevo anticipato, vi avevo chiesto nel video se vi piaceva questa borsa perché volevo tanto prenderla e questa è stata una dei sì più decisivi che ho ricevuto in quel video perché in tantissimi avete detto Nicole prendila, è bellissima. E sto parlando della Saint Laurent, quella grande, la più grande che c'è, è veramente gigantesca con hardware dorato. Assolutamente, eccola qua, io la trovo stupenda. Per farvi capire la grandezza è questa, quindi è veramente, veramente super, super spaziosa e mi sembra bellissima, comoda il fatto che si possa portare sia a spalla che più lunga, appunto anche a tracolla, io la trovo meravigliosa. Quindi compriamola, ragazzi. Poi ovviamente la inserirò in uno nel mio prossimo video haul, ma decisamente questa è un add to cart right away. Aggiunta, ragazzi, procedo al checkout shopping in diretta. Ho fatto ancora un po' di shopping, ma non vi voglio dare altre anticipazioni. Scoprirete tutto nel prossimo video haul. Se mi arrivano le cosine in tempi decenti, tra l'altro, perché ho tutti i pacchi bloccati per via uno un po' del Covid, ovviamente, poi del maltempo, perché sta nevicando tantissimo e fa super freddissimo. Le strade sono ghiacciate un po' ovunque nel nord Europa, quindi ho tutti i pacchi che sono bloccati. Adesso aspetterò queste cosine che ho ordinato con tantissima, tantissima ansia. Comunque, mia family, io adesso mi metterò al montaggio di questo video vlog in modo che sia online domani puntuale puntuale, perché voglio sempre caricarlo il giorno prima in modo che sia poi programmato puntuale per il giorno dopo. Quindi mi scuso se è stato di nuovo un pochino scombussolato questo vlog, ma appunto queste sono le mie giornate in questo lockdown olandese in cui non si può fare praticamente nulla. Quindi questo è quanto, mia family, per il video di oggi. Vi mando un bacio grandissimo. Venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. E io vi aspetto domani, sempre puntuali 17:30 con un nuovo video. Ciao!